Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in edizione mini. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché dobbiamo fermarci un attimo per un episodio speciale dove andremo a fare il punto sul Nintendo Direct di domani. L'annuncio ha colto tutti quanti di sorpresa nonostante i rumor puntassero tutti in quella direzione. E oggi cercheremo di capire cosa aspettarci dalla presentazione di domani e soprattutto da Nintendo nell'immediato futuro. Ovviamente il Partner Showcase lo seguiremo insieme domani a partire dalle 14.30 sul sito Viola, mi raccomando non mancate, perché si tratterà di uno dei momenti più importanti dell'anno, nel bene e nel male. Bene, prima di iniziare vi invito ad abbassare le vostre aspettative e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo dalle basi. Domani, 28 giugno, alle ore 15 italiane, ci sarà un Nintendo Direct dalla durata di 25 minuti. Non si tratterà però di un General Direct, ovvero di una presentazione a tutto tondo, ma di un evento minore e più circoscritto. La stream si concentrerà solo sui titoli sviluppati esternamente a Nintendo, e per l'occasione la presentazione è stata inserita all'interno del filone dei Nintendo Direct Mini Partner Showcase. E qui abbiamo già il primo grandissimo problema. Sì, perché probabilmente chi aspettava con ansia il ritorno in grande stile delle presentazioni Nintendo avrà sussultato nel leggere quelle parole accanto a Nintendo Direct. Per chi non se lo ricordasse, con Partner Showcase sono state indicate quattro presentazioni che furono pubblicate nella seconda metà del 2020 e che ebbero una cadenza mensile. Giunte in un periodo di grande confusione per tutta l'industria, queste svolgevano chiaramente il ruolo di tappabuchi per una strategia comunicativa che si ritrovava a dover fare i conti con ritardi nello sviluppo e complicazioni di vario tipo. Per questo i fan non hanno un bel ricordo legato ai Partner Showcase. Il primo, pubblicato a luglio, offrì ben poco, a parte il reveal di Cadence of Hyrule e un nuovo trailer con tanto di data di uscita di Shin Megami Tensei 5, mentre il mese successivo fu toccato probabilmente il momento più basso di sempre per quanto riguarda i Direct, 11 minuti di nulla con un'apertura dedicata a Melody of Memory, uno spin-off di una serie che ancora non aveva trovato spazio su Switch e una chiusura con un focus su titoli tutt'altro che spaccamascella, al centro il nulla cosmico. C'è da dire però che con l'evento di settembre Nintendo riuscì a correggere il tiro, svelando al mondo intero Monster Hunter Rise e chiudendo con il porting di Ori and the Will of the Wisps. Il trend positivo poi si concluse con l'ultimo Partner Showcase di ottobre, una presentazione di quasi 20 minuti dove venne dato parecchio spazio a Bravely Default 2 e anche a Age of Calamity, di cui fu annunciata a sorpresa anche una demo giocabile. Insomma, si trattava di eventi a dir poco improvvisati che potevano avere il loro senso solo in una situazione così complicata. Il 2020 non è stato un anno facile, ma con la ripartenza dell'industria e il riassestarsi di Nintendo ai vecchi standard è normale che ci si ritrovi storditi da un ritorno del genere, soprattutto dopo un 2021 elettrizzante, dominato da tre Nintendo Direct che hanno alzato di tantissimo l'asticella delle aspettative dei fan. Tolta la delusione del mancato Direct e la paura di ritrovarsi davanti a una presentazione proprio come quelle del 2020, a questo punto iniziamo a domandarci quale possa essere il senso dietro una mossa del genere. La verità è che il 2022 di Nintendo è già largamente pianificato e le produzioni first party, interne alla grande N, hanno già tutte quante bene o male la loro collocazione. A luglio ci sarà Xenoblade Chronicles 3, a settembre Splatoon, a novembre i giochi Pokémon, senza dimenticarci che Advance Wars è ancora senza una data ufficiale, ma molti pensano verrà pubblicato entro dicembre di quest'anno. Questo significa che sì, ha senso, e se vogliamo è anche più onesto nei confronti degli acquirenti fare una presentazione più snella concentrata esclusivamente sui titoli che vedranno la luce nel breve e medio periodo, senza andare per forza a scomodare nomi importanti anche se in assenza di materiale concreto da offrire alla platea. Quindi a mio avviso rimane proprio poco spazio durante il 2022 per annunci di peso. È possibile immaginarsi che in un ipotetico Direct di settembre Nintendo scelga di alzare il sipario su una remaster di Zelda o magari sul tanto vociferato remake di Metroid Prime 1, fornendo anche novità sul pacchetto aggiuntivo dell'NSO, ma a questo punto fossi in voi non mi aspetterei nel breve termine qualche annuncio clamoroso come il ritorno di una serie storica assente da tempo o il ritorno di un brand di successo con un capitolo nuovo di zecca, tipo un nuovo Mario in 2D o 3D. E come abbiamo già detto nello shorts di oggi,
passaggi, Nintendo potrebbe decidere di scorporare tutti i grandi annunci in dei direct fatti su misura, proprio come accaduto con Xenoblade Chronicles 3, e decidere di lanciare senza preavviso trailer minori come quello del DLC di Mario Kart o magari qualche novità riguardante l'NSO e il pacchetto aggiuntivo. Quindi sì, non fatevi spaventare dal nome, perché la presentazione di domani può comunque riservare piacevoli sorprese e gradite conferme. Partiamo da quanto annunciato da quei rumor che ora possiamo considerare attendibili perché ci avevano preso alla grande sulla storia del Direct concentrato sui titoli di terze parti. È stato fatto il nome di Persona e a questo punto l'arrivo della saga anche su Nintendo Switch lo do per scontato, e anzi continuo a essere molto meravigliato che Atlus non abbia già deciso in passato di far approdare Persona su console ibrida. Sarà interessante vedere però come la roadmap presentata da Microsoft influenzerà l'arrivo della serie su Switch. Verrà annunciato Persona 5 oppure tutti e tre i capitoli partendo da Persona 3 Portable? E in caso, quale vedremo per primo? Poi c'è la questione del porting di un titolo presente sulle altre console da ben 4 anni, che molti pensano si tratti di Red Dead Redemption 2. E per quanto l'idea di giocare questo titolo monumentale su console portatile per me sia un vero sogno, siamo sicuri di volerlo vedere su Switch? Abbiamo un titolo la cui grandezza è dettata in gran parte dall'incredibile motore di gioco che regala un impatto grafico ancora oggi mozzafiato e che su Switch per forza di cose si perderebbe. Altrimenti dovremmo pensare a una versione in cloud per console ibrida, prospettiva che forse mi entusiasma ancora di meno rispetto al downgrade grafico. Visti tutti i precedenti risultati, per me il cloud su Switch non è una soluzione percorribile. Poi passiamo ai nomi più ovvi, due giganti la cui presenza potrebbe cambiare radicalmente la percezione del partner showcase. Da una parte abbiamo Mario Rabbids Sparks of Hope, dall'altra Bayonetta 3. Nel primo sinceramente non ci speravo più, ma con il film di Mario fuori dai giochi e la quasi necessità di pubblicare un qualcosa a tema Mario ogni anno, sembra quasi che un evento del genere sia stato messo in piedi solo per dare uno spazio a Sparks of Hope. E diciamocelo, avere finalmente nuove informazioni sullo strategico e anche una data di uscita sarebbe un vero e proprio colpaccio. Stesso discorso lo faccio per Bayonetta 3, titolo che sono sicuro ormai sia pronto per essere pubblicato anche da diverso tempo, solo che è stato messo da parte da Nintendo per chissà quale motivo. Io con Bayonetta 3 ci aprirei tranquillamente il Direct, sperando anche una data fissata ad ottobre, prendendo così un po' il posto di quello che ha rappresentato, ovviamente con le dovute proporzioni, Metroid Dread all'interno della lineup Switch nel 2021. Solo che qui poi secondo me andrebbe aperta una piccola discussione. Siamo veramente sicuri che Bayonetta sia ascrivibile nella categoria dei titoli third party puri? Secondo me si tratta di un po' una via di mezzo tra un second party e un third party, visto che l'IP è di Platinum e Sega, ma Nintendo ne finanzia lo sviluppo e ha l'esclusività dei diritti di pubblicazione. Insomma, la situazione non sembra essere così semplice per Bayonetta. Però ora andiamo un attimo su territori più incerti e rimango molto meravigliato che tutti diano per scontata la presenza di Persona, ma nessuno pensi a Silksong. E anche qui, perché no? Dopo Microsoft che ha rotto il silenzio sulla produzione Team Cherry, ormai sappiamo che il seguito di Hollow Knight non è più un'esclusiva console Nintendo, ma questo Direct Mini potrebbe essere l'occasione perfetta per svelarne la data di uscita, che nello showcase di Xbox era indicata genericamente come nei prossimi 12 mesi. Infine, sperando che Nintendo non si soffermi troppo su Sunbreak, ma il trailer di gameplay non ce lo toglie nessuno, c'è spazio anche per qualche colpo di scena non da poco. Perché non annunciare una collaborazione inaspettata con uno studio esterno per creare uno spin-off di una serie di successo? Pensa a quello che è stato fatto con Cadence of Hyrule, ma anche a qualcosa di più corposo come possono essere stati il recente Three Hopes o Age of Calamity. In questo spero vivamente che Nintendo sappia sorprendere la sua utenza. È proprio con questi matrimoni inaspettati che si riesce a colmare il vuoto lasciato dal mancato reveal di titoli principali delle serie di richiamo della grande N. Sarebbe anche interessante vedere il ritorno di GoldenEye, non all'interno dell'NSO come titolo Nintendo 64, ma come produzione sviluppata esternamente, tramite il reveal e lo shadow drop del remake che sarebbe dovuto uscire inizialmente su Xbox Live Arcade durante l'era Xbox 360. Pensateci, anche questo sarebbe un bel colpaccio per placare la sete dei fan più attempati tipo me. Insomma, poracci, fossi in voi non mi butterei giù eccessivamente perché c'è del potenziale nello showcase di domani. Partite ovviamente con le giuste aspettative, ma non fasciatevi la testa prima di averla sbattuta. Ovviamente a me farà super piacere seguirla insieme a voi per condividere gioie e dolori
dolori dell'essere fan Nintendo anche in momenti così confusionari. L'appuntamento è per domani alle 14.30 sul sito Viola, mi raccomando, non mancate. Vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme del Nintendo Direct Mini Showcase. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, voi mi raccomando, oggi fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro partner Michele Showcase, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Nintendo, Nintendo. Ma che mi fai Nintendo? Nintendo, Nintendo, Nintendo. Nintendo, Nintendo, Nintendo.